È una bella festa che quest'anno segna un po' anche la festa del ritorno alla primavera di libertà dopo il Covid, che coincide con una grande manifestazione internazionale come quella di Euroflore, con una serie di iniziative che abbiamo costruito proprio per celebrare questo evento e dare il nostro supporto al Comune di Genova, con una straordinaria serata di fuochi d'artificio dal Palazzo della Regione, che saranno qualcosa di nuovo ed inedito, con musica e collaborazione del Carlo Felice, con cui ormai il sodalizio è rodato, infiorate in piazza, in un ponte, quello che va diciamo dalle vacanze di Pasqua poi al 25 aprile, che si preannuncia di grande successo per tutte le riviere della Liguria, da Sarzana a Ventimiglia, con un buon andamento delle prenotazioni, a cui si aggiunge, spero da oggi, anche il vantaggio dell'intera rimozione dei cantieri sulle nostre autostrade fino al 9 di maggio, e quindi direi una agibilità del nostro territorio assai maggiore. Previsioni buone quindi per il turismo primaverile / estivo? Le previsioni sono buone in tutta la regione, da Imperia allo Spezzino, le prenotazioni stanno correndo veloci, c'è già almeno un 70% di camere occupate, si presuppone che cresceranno ancora nelle prossime ore, poi i turisti ovviamente occasionali che arriveranno senza prenotare. Io credo che sarà un weekend di tutto esaurito, e non solamente quello che riguarda la Pasqua, ma anche quelli che riguardano poi il 25 aprile e il 1 maggio, cioè questo per lungo periodo di inizio primavera, segno che la nostra regione è sempre più attrattiva anche grazie alle politiche di marketing importanti. Già l'anno scorso avevamo registrato nel 2019, con l'allentamento della pandemia, ottimi numeri del turismo, che poi ci hanno portato ad un'estate che ha segnato numeri direi record da ripartenza, e crediamo quest'anno di poter fare uguale o anche meglio. La festa della bandiera adesso sta diventando una caratteristica di Genova, ne siamo molto contenti, perché intanto perché il significato che ha la bandiera stessa, no? Che è la nostra storia, la nostra tradizione, e poi il fatto che la città si tenga assieme, si riunisca attorno a una bandiera, è poi quello che noi vogliamo che la città, e non solo noi vogliamo, che i cittadini vogliono, riunirsi attorno a un ideale, a un obiettivo, a una visione di città, alla possibilità di poter gestire tutta una serie di finanziamenti che daranno modo alla città di essere assolutamente competitiva in futuro per i cittadini di adesso, ma soprattutto per i cittadini del futuro. Unirsi assieme a un ideale, a un obiettivo e a una visione di città è quello che rappresenta la bandiera, che ha sempre fatto negli anni, nei secoli diciamo passati, e che anche oggi può dare questo effetto. Quindi la nostra bandiera di San Giorgio rappresenta l'orgoglio che abbiamo della nostra città, ma anche l'orgoglio che abbiamo del nostro futuro. Le due cose viaggiano assieme. Sindaco, 200.000 euro spesi dal comune per questa festa hanno creato ovviamente polemica, molti hanno pensato che fossero troppi. Mi dispiace, noi i soldi noi li spendiamo perché servono alla città, e questa cosa serve alla città, su questo è senza dubbio, tanto è vero che ne parlano tutti. E poi c'è qualcuno, ogni cosa si può discutere, certamente una cosa è certa, che noi i soldi li spendiamo e non li teniamo, e li abbiamo spesi in questi 5 anni, diciamo il doppio, è molto più del doppio, però di quanto ne hanno spesi prima. Quindi vuol dire prima di tutto capacità di trovarli i soldi, e secondo capacità di spenderli. Queste due cose non sono banali, perché tra l'altro è uno dei problemi grossi del PNRR, no? La capacità di saper spendere. Ebbene, noi siamo capaci a farlo, come siamo capaci di trovarli, tant'è vero che Genova ha preso più soldi di Milano, tanto per dirne una, ma non perché ce l'abbia con Milano, ma per dire paragoni con altre città. Quindi i buoni amministratori devono essere capaci a trovare i fondi e a saperli spendere. Hai un'idea di quante bandiere ci potrebbe essere a Genova? Beh, questa è una bella idea, non le ho contate. No, va bene. Non le ho contate, ma siamo superiori certamente al migliaio. E noi ne distribuiremo parecchie, no? Le distribuiremo parecchie. Adesso il numero preciso non lo so, se non sbaglio 12.000. Questo lo sapete, il numero preciso? Circa 12.000. E se saranno tutte esposte avremo 12.000 bandiere. Questo è uno spettacolo incredibile, che, di cui noi siamo orgogliosi, e che fa parte proprio di quel concetto che dicevo prima, di tenersi uniti per un obiettivo e per un ideale. Sindaco, le aziende potranno adottare le bandiere? Le bandiere potranno essere adottate
come è stato per le panchine? Assolutamente sì, ma le aziende hanno già sponsorizzato parecchio, quindi anche quei soldi che diciamo che sono stati spesi, in realtà molti vengono anche dagli sponsor, quindi voglio dire che è giusto che gli sponsor collaborino ed è giusto che ci sia questa possibilità per le aziende di darsi da fare per associare il proprio nome azienda a una festa così importante come quella della bandiera. D'altra parte si fa anche per Euroflora, no? che sapete, il 23 partirà Euroflora ufficialmente, e lì ci sono molti sponsor ed è giusto che sia così.